proprio questa mattina leggevo un'intervista anonima, insomma, di una commessa di uno di questi grandi store del lusso, quindi Gucci potrebbe essere anche uno di questi, Sì. ma non solo ovviamente, in cui appunto denunciavano che a fronte di altissimi profitti di queste grandi case di moda, chi oggi lavora all'interno di quei negozi in realtà sono paghe veramente basse, non c'è formazione, non c'è crescita e quindi diciamo che in molti casi le persone rimangono 3 mesi e poi se ne vanno. Ed è il motivo per cui anche come Unione Popolare abbiamo consegnato, per esempio, 2 settimane fa in Senato Sì. più di 70.000 firme. Urca. Proprio per avere anche in Italia una legge che imponga un salario minimo di almeno 10 euro all'ora indicizzato al costo del lavoro. E Uguale in tutta Italia? sì, e contrariamente alla proposta che poi è stata bocciata nelle opposizioni, che sia poi a carico non della fiscalità generale, ma a carico delle imprese, perché nel senso non è che noi con le nostre tasse dobbiamo pagare poi il delta che manca, insomma. E ora. Che questa è la differenza principale col PD, no? Sì, il fatto che noi proponiamo 10 euro e non 9 euro e soprattutto che sia indicizzato il costo della vita e quindi si rimoduli sul fatto che se aumenta il costo della vita deve anche aumentare lo stipendio e che appunto non è a carico della fiscalità generale ma delle imprese. Ora vediamo come andrà la discussione e vediamo soprattutto se le opposizioni la sosterranno la nostra proposta e Certo. lì le aspettiamo come dire anche un po' al varco, no?